Ben ritrovati ad Articolo 21, il programma di approfondimento politico di TVL che vi accompagnerà fino al 25 settembre presentandovi via via tutti i giorni gli schieramenti che hanno presentato per le prossime elezioni politiche candidati pistoiesi. Oggi abbiamo come ospite Claudia Placanica, che è candidata per Italia Sovrana e Popolare al collegio plurinominale. Buongiorno. Al Senato. Buongiorno. E abbiamo come ospite in studio Renzo Fagioli, che è stato sindacalista, segretario nazionale della CISL Scuola. Allora, buongiorno, buongiorno Claudia, e intanto, come da tradizione, mi rivolgo alla candidata per chiederle perché si è candidata e quali sono le priorità, i temi che ritiene principali da portare a Roma se eletta. D'accordo. Dunque, io sono andata sviluppando una consapevolezza, e soprattutto negli ultimi 2 anni, ma c'era già naturalmente un lavoro in corso, e quindi poi ho incrociato un partito che come patrimonio ideologico aveva proprio la mia stessa visione, quindi ho avuto la fortuna di incrociare il destino, come disse la Jursenar per Adriano, l'imperatore Adriano, no? Che aveva avuto la fortuna di incrociare il destino. Quindi ho incrociato il destino che fortunatamente mi ha accompagnato in questi 2 anni in cui gli individui, ci siamo sentiti degli individui, non più appartenenti a una comunità e a una collettività. Quindi aver trovato ospitalità presso una formazione politica che prediliga proprio il senso comunitario, per me è stata una cosa fondamentale, mi ha tenuto compagnia e mi ha dato la felicità che diversamente era qualcosa che era andato evaporandosi, ecco, durante il lockdown e tutte le altre restrizioni. Ecco, la interrompo un attimo, perché la formazione politica è Ancora Italia, nel suo caso, perché lei è anche presidente della sezione pistoiese di Ancora Italia, che fa parte della coalizione. Esatto, ecco, esatto, che si presenta sotto il esatto. nome di Italia Sovrana e Popolare. Io sono candidata di una lista che si chiama Italia Sovrana e Popolare, ISP, all'interno della quale ci sono 15 formazioni, alcuni partiti politici, appunto come quello da cui provengo io, che è Ancora Italia, ma ci sono anche i comunisti di Rizzo, Azione Civile di Groia, Riconquistare l'Italia, e poi altre formazioni ancora. Quindi si è fatto un grande sforzo, anche venendo incontro a quella che era la richiesta legittima delle piazze negli ultimi 2 anni, quindi di presentarsi alle elezioni in maniera uniforme possibilmente. Il lavoro avrebbe potuto proseguire, se non che c'è stato questo fissare le elezioni in una data così anomala, per cui fortunatamente avevamo già compiuto parte del nostro percorso e ce lo siamo ritrovato. Non è una lista meramente elettorale, è un progetto di lavoro su un'Italia in cui c'è bisogno di una vera opposizione. Ecco, quali sono i temi che le stanno più a cuore, che sente più suoi? Allora, al di là ovviamente il programma della, sì, al di là dei punti programmatici della mia lista, io voglio dire che è molto importante votare, perché in queste settimane c'è un rincorrersi di appello a non votare, ad astenersi. In Italia non esiste un quorum laddove non si dovesse raggiungere un tot di votanti, quindi è una scelta suicida, perché significa lasciare le cose come sono o anche peggiorarle. Quindi chiunque vada al governo adesso, perché se noi dovessimo avere successo credo che andremmo come opposizione, chiunque vada al governo adesso proseguirebbe in quel lavoro di recita che portano avanti i partiti dell'arco costituzionale, inclusa la finta opposizione di Fratelli d'Italia. Quindi l'agenda di Draghi di cui si parla, che altro non è che l'agenda di Davos, sarebbe realizzata, quindi quella che prevede una serie di cose che altro non sono che la quarta rivoluzione industriale, il transumanesimo, la digitalizzazione, eccetera eccetera. Quindi il mio partito, la mia lista, per venire alla domanda, la mia lista pensa di chiudere questa stagione delle sanzioni, che è durata anche troppo, le sanzioni alla Russia che ci costeranno care, e quindi la fuoriuscita dalla guerra, ma anche la fuoriuscita proprio dalla NATO, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Unione Europea, tutti organismi sovranazionali che impediscono, che cosa? Impediscono al popolo di svolgere il potere
che è previsto dalla democrazia e dalla Costituzione. Cioè lei, in poche parole, vorrebbe isolare l'Italia da tutto, fuori dall'OMS, fuori da, no, dalla NATO, fuori dall'Europa Unita, fuori dall'euro, fuori da tutto. Un paese, non ho detto fuori dall'euro, comunque. Fuori dall'Europa vuol dire fuori dall'euro. Non ho detto, fare. Quello è un percorso. No, c'è, poi... c'è nel vostro programma, sì, è chiarissimo. Comunque fuori, fuori dall'Europa, sì, dalla NATO, dall'euro, dall'OMS. Sì, sì, sì. Stop invio armi all'Ucraina, stop alle sanzioni alla Russia. Allora, non è isolamento, è sovranità. Sovranità, quindi un paese da solo, che sta da solo. Non è un paese da solo. È un paese sovrano. Non è un paese da solo, questo. Sono state abolite. Se mi lascia argomentare. Le barriere sono state abolite. Ma se mi lascia. No, io sono proprio per la bandiera italiana, quindi. La bandiera. Contro. Le barriere, ho detto, sono state abolite. Contro la politica della globalizzazione che riduce gli individui e i cittadini a merce e a consumatori. Ma domanda però alla candidata. Sì, certo. Se mi lasciate finire, però, perché mi è stata fatta una domanda, se sono per l'isolamento dell'Italia. Una questione le volevo chiedere. Ecco, rispetto a quello che diceva il nostro ospite Renzo Fagioli, non si rischia che, uscendo da questi organismi, in realtà altri decidano per il proprio paese? Sta succedendo l'esatto contrario, cioè noi abbiamo accettato di entrare nell'Unione Europea firmando trattati che vanno contro la nostra Costituzione. Abbiamo inserito l'articolo 81 nella Costituzione che prevede il pareggio di bilancio, non ce l'ha nessun'altra Costituzione di nessun altro paese europeo. E non credo che l'Unione Europea sia un'unione di popoli. L'Unione Europea è un asservimento nei confronti degli Stati Uniti, che di certo non hanno a cuore il benessere, del benessere dei cittadini. Ma ci saranno altre maniere. Cioè, allora, io, per rispondere alla domanda con cui mi state incalzando entrambi, vi dico che la Francia è uscita dalla NATO. Non dalla NATO. Dalla NATO la Francia, sì, è uscita? Ma quando? Vi aggiorno, nel 69, perché dopo 40 anni... dalla fondazione con De Gaulle, dalla fondazione della NATO. Volevo un armamento militare. Se vi lascia finire, però, perché io sapevo che lei veniva a farmi delle domande, non che si desse anche delle risposte. Però la NATO è, diciamo, un'alleanza militare, un'alleanza nata nel 49. Il punto è l'Europa e l'Unione Europea, non l'Europa. L'Europa è un continente. Sono già 27 paesi. Un paese come l'Italia, di fronte a colossi come la Cina, l'India, ma anche alla Germania e alla Francia, ma anche agli Stati Uniti, alla Russia, non conta niente, quindi rischia di essere moltissimo. Marginale. L'Italia ha contato moltissimo, fino agli anni 80, ha giocato con il suo ruolo di paese neutro, capace di dirimere conflitti, come potrebbe fare adesso se si ritagliasse un ruolo. Posso L'Italia dire anche io che lei anche lei che dice l'80 allora, lei parla dell'80. Se mi fate le domande rispondo allora, rispondere aspetta, le facciamo una domanda però perché se no allora prego allora, argomento per volta lei, un argomento per volta lei ha citato il problema delle sanzioni alta roba, quindi lei si colloca in un paese che fa tutto da solo. Ora, un paese come l'Italia è un paese che non ha materie prime, deve importare tutto. Vi faccio fare la domanda, poi parla. Un paese che rimane da solo è finito. Che le premesse siano esatte. No, le premesse sono le mie, non si preoccupi, lei me le smonta poi. Oggi uno dei più importanti quotidiani del mondo, Le Monde, dice che non è vero che le sanzioni non fanno effetto. In Russia stanno già smontando gli aerei. Stanno smontando gli aerei per avere pezzi di ricambio. In secondo luogo, Le Monde ci dice, nella fine dell'articolo, che noi pagheremo probabilmente qualche cosa per quanto le sanzioni, ma costerebbe molto di più pagare per la perdita della libertà, perché quello che è avvenuto in Ucraina, che lei vedo sta con la Russia, è per tutto il mondo occidentale un qualcosa. Spieghiamo meglio perché sennò si capisce poco, soprattutto a casa. Mi corregga se sbaglio, Italia sovrana e popolare è contraria alle sanzioni alla Russia. Certo. Okay. Ecco. Che sono un boomerang. La domanda allora, qual è? Non ho capito del signor Fagioli a proposito. Sicuramente il perché è contraria alle sanzioni russe, probabilmente è una sollecitazione su quali sarebbero le conseguenze del... Allora, io partirei da questo. Il caro bollette non è dovuto a Putin, come la stampa mainstream, quella più diffusa, ci sta raccontando. Il caro bollette è dovuto al mercato di Amsterdam nei paesi europei, uno dei paesi europei che fa parte dell'Unione Europea, questa che ci piace tanto. Quindi è nel mercato di Amsterdam che con il TTF si stabilisce la valutazione, il prezzo di mercato del gas. Quindi Eni, che è una partecipata al 30% da parte dello Stato,
sta speculando e ha degli extra profitti proprio grazie alla speculazione, in cui non c'entra niente la Russia e Putin, perché loro hanno già fornito il gas. Quindi io credo che non tutti i paesi dell'Unione Europea comunque si siano orientati in questa maniera drasticamente filoatlantista, perché proprio di qualche giorno fa la notizia che in Germania c'è un piano di 65 miliardi per finanziare i grandi esborsi a livello energetico da parte delle imprese, perché qui dopo due anni di pressione attraverso le restrizioni con le zone verdi, gialle, rosse stabilite dal nostro Ministro della Salute, le imprese sono quelle che hanno sofferto di più. Sta parlando del fondamentalmente caro bollette e caro energia. Quindi la vostra proposta per mitigare i costi energetici qual è? Allora, sarebbero misure anche più immediate, tipo il cap price, sicuramente uscire dalla logica delle cap sanzioni che sono un boomerang. Un tetto al sì, costo del gas. Calmierare, come si dice in italiano, come si è detto a lungo, i vari governi molto saggi calmierarono il prezzo di alcuni beni di prima necessità, quindi non è una parolaccia, è un concetto che già quali hanno... Quali erano i governi che dice? No, stiamo parlando proprio di governi ottocenteschi o di primo novecento. In ogni caso, calmerare il termine italiano sarebbe tipo cap price. Comunque, sicuramente chiudere con la stagione delle sanzioni. L'Italia ripudia la guerra come recita l'articolo 11 della Costituzione, quindi noi come italiani, come popolo, non vogliamo la guerra. Le contese che invaso, tra l'altro uno che è invaso lo possiamo aiutare. Posso finire? Uno che è invaso lo possiamo aiutare? Lei sta partendo da una premessa che io non approvo. In Ucraina non importa se non la approvo, io le faccio una domanda, lei deve rispondere agli elettori, non a me, deve rispondere ai cittadini. In Ucraina c'è un conflitto che va avanti dal 2014. Quindi la stampa mainstream, lei forse segue quella, ci dice, è l'unica che ha mi dirà ragione che sono filo russa? Non lo so com'è. No, perché no, tanto io il mondo che ci proponete scegli. Non lo deve dire a me, lo deve dire agli ascoltatori. Pancetta o guanciale è una campagna portata avanti da un partito e forse sa già che perderà e quindi mette in scena. Qualche altro che devo una... forse 4 mi ha detto che siete 15 in questa piccola coalizione, la cosa è incredibile. Allora andiamo per ordine, partite, se 15 non liste. Aspettiamo, se no a casa non capiscono niente e facciamo solo caciara. Allora, sono due le domande a cui imparzialmente ha risposto rispetto a cosa intendete fare per mitigare il costo delle bollette e poi, allora, visto che è ritornata in campo più volte la questione ucraina, che esattamente flash, perché sta per scadere il tempo, esattamente qual è la vostra posizione? Ma per ritagliarci un ruolo che replichi quello che abbiamo fatto per anni, quando ai nostri governi c'erano degli statisti e quindi erano interlocutori di molti paesi, un po' il ruolo che sta svolgendo Erdogan in questo momento, quindi di mediatore. Questo è quello che potrebbe fare l'Italia, che ha una tradizione in questo senso e ci piacerebbe che proseguisse con questo orientamento. Quindi andare naturalmente a una risoluzione diplomatica, cosa che tra l'altro è stata chiesta a lungo. Ma la dovremmo fare noi o gli ucraini? La dobbiamo fare tutti, come Unione Europea, fin quando siamo all'interno dell'Unione Europea, a giocarci questa carta della fine del conflitto, della contesa, portando un accordo fra le parti in lizza e soprattutto per il bene del popolo italiano, dei cittadini, per la fine del conflitto è bene non inviare più armi all'Ucraina, perché queste non fanno tutti, altro che alimentare il conflitto, non inviare prestiti a interesse zero come abbiamo fatto specie per gli insegnanti ucraini. Non avete una parola sul vostro programma sulla scuola, non esiste. Come non esiste? Non esiste, io qui per programmi glielo faccio vedere dopo. Avrebbe potuto chiedere a Mattarella che fissasse una data posteriore per le elezioni, avremmo avuto modo di... Io a Mattarella non lo chiedo. Concluda il discorso sul caro bollette e poi... Allora, il caro bollette che pagheranno atrocemente le famiglie e le imprese per le scelte scellerate di questo governo e di quello che andrà sicuramente dopo il 26 a governare l'Italia, è un problema molto drammatico, che ci impoverirà ulteriormente, porterà all'inflazione, alla vendita ancora di imprese ai migliori offerenti, cosa che è già accaduta. Quindi
Italia sovrana e popolare propone la fine delle sanzioni alla Russia, che si sono rivelate un boomerang. La interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra poco con tanti altri temi, tanta carne al fuoco. Riprendiamo dopo la pausa pubblicitaria con Articolo 21. Ricordo che abbiamo ospite la candidata Claudia Placanica per Italia Sovrana e Popolare e Renzo Fagioli, che è stato sindacalista, segretario nazionale della CISL Scuola, a cui darei la parola per una considerazione sulla... Sì, allora, fino ad ora lei ci ha detto che è contro l'Europa, contro l'OMS, contro la NATO, eccetera. Quindi lei prevede un paese isolato. In questo paese isolato però ci sono anche dei problemi per il territorio, perché lei si presenta per il territorio e lei, per esempio, per quanto riguarda il nostro territorio, quali problemi vede e con quali proposte lei potrebbe andare in Parlamento? Allora, io non lo vedo un paese isolato, un paese, quello che fuoriuscirebbe dalla NATO, cosa che ha già fatto la Francia, un paese che esce dall'Unione Europea come ha già fatto l'Inghilterra, non è un paese isolato, anzi è completamente protagonista, ma è semplicemente molto attento alla sovranità dei cittadini del territorio, quindi non la vedo come un isolamento. Far parte di un organismo sovranazionale non significa essere isolati, si ha la libertà però di governare il proprio paese. Ma io, allora, essendo professoressa, mi rendo conto che in questi anni la scuola è stato lo specchio di tutte le problematiche del nostro paese, siano venuti al nodo al pettine, scusate, siano venuti i nodi proprio di queste difficoltà. Quindi io credo che l'obbligo del Green Pass, per esempio, che è scattato più o meno un anno fa e poi si è tramutato in un obbligo vaccinale, che prima si era abbattuto sul settore sanitario e poi su quello della scuola. Ecco, questo rifletta quello che stava accadendo nel nostro paese, quindi il venir meno alla Costituzione, perché noi di Italia Sovrana e Popolare siamo per la fuoriuscita dalla NATO e dall'Unione Europea e dalla OMS, ma siamo per il ritorno alla Costituzione, al ritorno alla riforma. Ci sto arrivando, stavo dicendo il fatto dei giovani, anche lei ha fatto le premesse che io non approvavo peraltro, no? Sull'isolamento dell'Italia, non era la domanda, quella era una sua affermazione, anch'io. Quindi ho voluto dire, allora, vivendo a contatto con i giovani, da cui apprendo molto, quindi ho avuto modo di constatare come il fatto di non poter socializzare più in questi due ultimi anni e nonostante ciò come la scuola sia spinta sempre più alla digitalizzazione da quell'agenda di Davos di cui si parlava prima, appunto quella stabilita al World Economic Forum, e sappiamo bene che le risorse del PNRR vanno nel senso della digitalizzazione. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di ragazzi che stiano assieme. Quindi sul territorio quello che si può fare è incentivare le politiche giovanili affinché i giovani possano frequentare palestre, luoghi di incontro dove possano discorrere e dialogare fra loro, non sulla base della logica del pensiero unico, che è quello che si è abbattuto sulla scuola da diversi anni, ma secondo una logica di dibattito, di dialogo, a cui è bene riformare, formare, no? Ritornare, a cui è bene ritornare, perché la scuola italiana è stata una scuola che è riuscita a formare ed educare studenti capaci appunto di ragionare, di porsi delle domande, di cercare delle risposte. È tutto un patrimonio che si è perso in questi due anni, i ragazzi sono stati isolati, sono coloro che hanno pagato il prezzo più caro delle politiche restrittive. Ecco, allora, a proposito di politiche restrittive e il riferimento ovviamente che lei fa è alla gestione della pandemia a livello nazionale, gestione che voi non avete approvato né per quanto riguarda il Green Pass né per quanto riguarda l'obbligo vaccinale. Io vi farei vedere un contributo e dopo ne riparliamo in studio. Esiste in Italia una comunità scientifica di altissimo livello che rappresenta davvero il meglio delle competenze che abbiamo nel paese, che è IRC in Italy. Sono i vincitori dei progetti del Consiglio Europeo delle Ricerche, quindi i più bravi, quelli che stanno veramente facendo la differenza e in tutti gli ambiti del sapere, dalla filosofia all'economia alle scienze. Ecco, sarebbe bello che chi governerà si potesse appoggiare a queste competenze. Covid non è finito ovviamente, però come al solito
nessuno ha la sfera di cristallo per sapere che cosa accadrà, nel senso che molto dipenderà dal tipo di varianti. Se le varianti in circolazione restano quelle che ci sono state finora, visto la grande diffusione dei contagi che abbiamo avuto nei mesi, nelle settimane passate, l'autunno sarà tranquillo e dovremo preoccuparci magari più avanti quando arriverà una nuova variante, oppure quando la protezione data dall'infezione sarà scemata. C'è un fatto: la campagna della quarta dose è stata fallimentare. È stata fallimentare perché è stata comunicata male, perché è stata tardiva. E quindi le persone, gli italiani non si sono vaccinati, non hanno aderito. Questo è un grosso problema. Ecco, allora, questo era un contributo della professoressa Antonella Viola, immunologa, che era ospite alla trasmissione in onda della 7. Io vorrei capire cosa ne pensa Renzo Fagioli e la parola alla candidata. Io guardo alla scienza e mi rimetto alla scienza, non mi permetterei mai di dire quello che ha affermato la candidata, la signora Claudia, che è qui con noi e che ringraziamo, perché... credo che non ci sia stata nessuna costrizione, che la campagna vaccinale sia stato un fatto altamente positivo, che ha permesso a questo paese di sopravvivere. Fra l'altro c'è stata un'Unione Europea che ha lavorato bene, ci sono state molte risorse. Quindi io non condivido assolutamente la posizione sua. Ma indipendentemente da questo, quello che dico io, lei nel suo programma, oltre a dire tutte queste cose, nel programma vostro delle 15 liste c'è solo distribuzione di risorse. C'è solo una distribuzione, non c'è niente sulle politiche energetiche, non c'è niente sulla gestione del mondo del lavoro, non allora, c'è niente sulle politiche. Parliamone con calma. Cioè, per distribuire risorse bisogna produrle prima. E oggi produrle è già difficile produrre in un mondo collegato. Figuriamoci come si produrrebbero in un mondo isolato. Questa è la domanda che Qual è la domanda? Ecco, allora, intanto vorrei capire cosa ne pensa esattamente della questione sanità, perché lei è un insegnante e insomma insegna ai ragazzi a studiare per poi avere delle conoscenze che gli permettano di, come dire, giudicare criticamente la realtà, immagino. Perché non stare a sentire le persone che hanno studiato e hanno... Il massimo della scienza in Italia. Sì, c'è un refrain. A me quest'epoca sembra più quella della seconda metà dell'Ottocento, con una fede infinita nella scienza, quindi uno scientismo più che la scienza. La scienza è dibattito, quindi non c'è una posizione mainstream, è una posizione principe. Vanno ascoltati tutti gli scienziati, no? Come in tanti campi, come in quello filosofico anche. C'è chi vede le cose in un modo, c'è chi ha fatto uno studio ed è arrivato a altre conclusioni. Quindi stiamo vedendo che piano piano le riviste scientifiche ci stanno dicendo delle cose che non io, che altri scienziati dicevano in questi anni, cioè che andavano bene delle terapie domiciliari, che gli antinfiammatori andavano bene, mentre non era consigliata la tachipirina e la vigile attesa, che è stato il protocollo a cui si è attenuto il nostro ministro e a cui si sono attenuti i medici, non andando a visitare più i pazienti. Però questo è un campo, non essendo io medico, non vorrei parlare di questo. Ecco, io so solo i danni portati da queste politiche scellerate. Non dal Covid, dalle politiche. Dalle politiche scellerate. Per me è così. Sembrerà strano, mi rendo conto che in questi anni in televisione non si sono sentite posizioni come la mia, capisco perché lei io è qui. Io ho perso dei parenti giovani per il Covid. Sì, certo, sono morte le persone, bisogna vedere cosa è successo. Anch'io nel 2000 ho perso mia madre, morta di influenza a marzo. E si era anche vaccinata, quindi potrebbe nascere una riflessione proprio sul ruolo dei vaccini, sulla Pfizer e sulle solite società azionarie che fanno parte della Pfizer, di Facebook e di tanti altri soggetti come Eni partecipate. Però per tornare appunto al documento che abbiamo visto, allora mi sono segnate delle cose perché qui non abbiamo preparato nulla, quindi io sto rispondendo sulla base di sollecitazioni estemporanee. Quindi quello che io posso dire a nome della mia lista, non siamo un insieme di liste, siamo una lista con un insieme di soggetti politici tra cui alcuni partiti, quindi quello che posso dire è che bisogna ritornare al primato della politica. Non è possibile più che noi si vada avanti perché i governi possono governare attraverso delle emergenze. Che vuol dire? Sì, sto spiegando della politica. Decide allora la politica. Posso rispondere? È una domanda, si prevede la risposta? Allora, sì, sto per rispondere. Allora, il primato della politica significa che la politica non è più assoggettata
al CTS, per esempio, quindi a un comitato tecnico scientifico, al mondo della finanza, dei mercati, perché noi non riusciamo più a prendere una decisione. Sono due cose diverse, perché un conto è, come dire, è una posizione di una politica che dice di essere influenzata da, uso parole forse a lei affini, lobby economiche. Un altro conto è una politica che si basa su chi conosce la materia, come la scienza, gli scienziati. Ma noi abbiamo avuto uno... Cioè, allora, sono due cose diverse. A parte gli scienziati che io discuto, perché c'era Montagnier, che era uno che non era in conflitto di interessi. No, ce n'erano vari, Tarro, Di Donno, vari medici che sono stati ostracizzati, tutti quelli che sono stati sospesi. Sono 3 su 10.000, o sono stati comunque... 3 su 100.000. No, ci sono tutti quelli che sono stati sospesi o addirittura radiati, certo, come la Volgan. Perché, certo, cosa. Perché non hanno aderito alla politica, quella che vuole lei, però. Perché lei non si sono allineati. Non mi indichi con l'indice in questa maniera, per carità. Mi fa paura, mamma mia. Non ci mancherebbe, non so cosa aspettarmi. Se sono non violento. Spero che sia per la non violenza, perché con quel dito mi faceva paura. Quindi la domanda qual era? No, io stavo parlando del documentario che avevamo visto. Quindi la scienza non è una sola, non è la religione che si dà con i dogmi. Si ascoltano vari punti di vista e se ne fa una sintesi. In ogni caso io parlavo di primato della politica, cioè vorremmo che la politica tornasse a governare i cittadini, che si sentano rappresentati. Ho fatto i decreti per i vaccini. Posso completare, per favore? Per favore, posso completare? Certo, io sono contro l'obbligo vaccinale, questo appunto, detto en passant. Ecco, quindi non sono contro il vaccino, sono contro l'obbligo vaccinale e quindi è una che cosa un po' diversa. Che differenza c'è? Che do la libertà a chi vuole di inocularsi, di farsi somministrare i farmaci che vuole, ma oppure di infettare gli altri. Come? Non è accaduto questo, no, lei sta dicendo accaduto quello che diceva in conferenza stampa Draghi, che si è rivelato completamente infondato, perché i tecnici sono Draghi e Speranza. Scusate, Speranza lo sapete in cosa è laureato? Colui che ha diretto per in due governi, cari telespettatori, per due governi Speranza, l'abilissimo ministro della salute, Speranza laureato in scienze politiche. Speranza è un politico. Un laureato in scienze politiche. Quello che dice lei, scusi. Proveniente da un partito che ha una percentuale irrisoria di elettori, proveniente da un'esperienza amministrativa, quella di guidare fare critiche a un ministro voi non parlate di tecnici e non può rispondere. Come un politico si può attaccare, non è mica intoccabile. Il punto è che non credo che lei auspichi un governo di tutti i tecnici, se rivendica il primato della politica. Quindi Speranza è un politico che quindi ha consultato dei tecnici. Sui vaccini, è così per capire. Lei, dato che non vuole i tecnici, non si vuole possono decide, prendere dei consulenti, si trovano altre maniere. Non è governo, che si. No, ha fatto un comitato di 300. Il CTS stabiliva le politiche che poi il nostri ministri portavano avanti attraverso dei DPCM, quindi non c'era un dibattito all'interno del Parlamento. Sappiamo benissimo che il Parlamento è stato esautorato in questi anni, e il motivo per cui avranno votato puntualmente anche l'opposizione tutte le proposte, chiamiamole proposte della cabina. Cioè ci siete solo voi in Italia come partito, gli altri sono siccome, zero, tutti zero. Siccome oggi sta scadendo il tempo, capito, mi interessava che rispondesse anche alle sollecitazioni che faceva Renzo Fagioli prima su un programma in buona parte che prevede solo distribuzione di risorse e investimenti, ma ecco le risorse da dove le prendete? Ecco, no, allora certamente tornando alla sovranità si può agire diversamente, quindi senza parlare ora della sovranità monetaria, ma la sovranità quella prevista dal primo articolo della Costituzione, sulla base del quale il popolo è sovrano, quindi è lui che può farsi rappresentare da coloro che sono nelle istituzioni. Non mi metta in bocca cosa che non sto dicendo. Prima mi ha puntato l'indice, ora mi dice nel 25. Guardi che conosco la storia, so benissimo nel 1925 qui c'era il governo, so cosa era accaduto. Quindi non mi metta in bocca. No, il 25 cosa prossimo, penso. Settembre, come il 25 lo settembre deciderà liberamente. O pensa che le piace la legge Rosato? Non mi piace nulla. Il 25 si va con questa legge. Concludiamo con il Rosatello. Non è questo il discorso. Allora, se il signore mi fa concludere qualche discorso, perché mi pare sia qui un elemento di ostracizzazione nei miei confronti. No, assolutamente è solo un modo per sollecitare. No, sia ben chiaro. Lei non risponde a nulla. Non si è preparato. No, facciamo la fine. Lei replica quello che accade nelle altre televisioni nazionali, in cui gli esponenti di nuove formazioni vengono
ignorati, oppure c'è un accanimento da parte dei giornalisti, anche coprendo la voce di chi sta parlando. Io sto facendo uno sforzo, non ho potuto preparare nulla, giustamente non mi è stato annunciato nulla, quindi stiamo la completamente... La conclusione è tutta sua. Allora, c'era una domanda. Da dove prendete le risorse per attuare? Allora, innanzitutto si può fare debito nel momento in cui c'è la sovranità e non c'è più l'articolo 81 che ti impone il pareggio di bilancio, non dobbiamo più aspettare che sia Bruxelles a dare il via libera ai nostri investimenti. Quindi si potrebbe investire in vari campi, uno di questi sicuramente la scuola, che ha vissuto troppi tagli, poi anche la sovranità energetica sarebbe una cosa molto interessante, da cui deriverebbero tante altre. E lì, vabbè, c'è un grande capitolo da aprire a quel proposito. Però, ecco, cioè, se l'Italia ha avuto soldi da inviare ed armi... battuta flash, perché siamo proprio a chiusura. Finisca il discorso e poi salutiamo. Allora, io invito ad andare a votare, ci sono tante liste che sono riuscite a raccogliere le firme previste da questa legge Rosato, invito a votare in particolar modo per la lista italiana sovrana e popolare, che ridarà il potere al popolo così come previsto dalla Costituzione. Quindi vogliamo ritornare alla Costituzione, ma uscire dalla NATO e dall'Unione Europea e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Bene, allora io ringrazio Claudia Placanica, candidata per il collegio plurinominale al Senato per Italia Sovrana e Popolare, e ringrazio Renzo Fagioli per il pungolo continuo e le sue competenze che ha portato in questa puntata. Grazie e ci vediamo lunedì.